Un caro saluto a voi tutti, siamo nello studio dell'avvocato Stefano Bruno, difensore di Davide Paitoni, l'uomo che è accusato di aver ucciso il figlio Daniele di 7 anni e di aver tentato di uccidere la moglie. Perché abbiamo deciso di intervistare l'avvocato Bruno, che ringraziamo per la disponibilità? Innanzitutto perché questo è un fatto che comprensibilmente ha turbato noi tutti, ha turbato l'intera nazione, un fatto di un'atrocità, di una violenza davvero dolorosa. Poi perché nelle scorse ore abbiamo seguito da vicino lo straziante addio al piccolo Daniele, in cui ovviamente tutta Italia si è stretta intorno alla devastata comunità di Morazzone, una giornata tra le più tristi che io personalmente, e sono tanti anni che faccio questo lavoro, posso immaginare e raccontare. Detto tutto questo, però, a noi, come sapete, piace guardare i fatti, anche i più atroci, da diversi punti di vista, da diverse angolazioni, da diverse prospettive. Da qui l'iniziativa di ascoltare il parere autorevole dell'avvocato Bruno, che, come si suol dire, si è scelto un lavoraccio. Lui è un professionista di lungo corso, ma insomma, in questi casi c'è tanto da rimettere e poco da guadagnare, anche dal punto di vista professionale, per quanto giuridicamente interessante possa essere una sfida di questo genere, immaginiamo quanto emotivamente sia difficile. Guardi, sotto il profilo giuridico, se i fatti dovessero essere giudizialmente confermati, direi che il caso è estremamente semplice. Quello che è veramente drammatico è l'aspetto umano, perché come lei, come tutti, anch'io sono una persona, anch'io sono papà di un bambino della stessa età di Daniele. E quindi può ben immaginare quanto comprenda il dolore e lo strazio che questa vicenda ha causato nei genitori e nei parenti di questo fanciullo. Una delle definizioni più risapute che in fatti terribili come questa subito risuonano è quella di mostro. Lei che sta difendendo il signor Paitoni si sente di definirlo un mostro? Allora, secondo me il mostro è colui che commette un reato per una propria soddisfazione personale, colui che prova piacere nel commettere un reato. In questo caso, non è così. In questo caso abbiamo un padre che si è commesso quello che ha commesso, ha causato anche a se stesso un profondo dolore, che si accompagna ad un'ulteriore tortura, che è quella del profondo senso di colpa che lo accompagnerà per tutta la vita. Poi naturalmente noi da questa intervista, per ragioni di rispetto e anche per ragioni di giusta posizione professionale nella terribile partita del processo che verrà, non stiamo menzionando la signora, la mamma di Daniele, che crediamo a ragione sia forse la persona in questo momento in assoluto più sofferente. Io sono padre di un bambino della stessa età di Daniele e quindi può ben immaginare con che strazio mi sia costato questa vicenda. E la cosa per me ancora più straziante è proprio immaginare il dolore di questi genitori, che rispetto profondamente, al di là del mio ruolo, ci tengo proprio a dirlo. Ma voglio aggiungere che al dolore del Paitoni, che immagino sia perlomeno analogo a quello della madre, si aggiunge anche un'ulteriore croce, chiamiamola così, che è appunto il rimorso di essere stato l'autore di questo omicidio. Ecco, a proposito, lei sta incontrando Paitoni, come lo trova? Immaginiamo sia sotto particolare sorveglianza. Ci dica quello che può dirci, ecco, non troppo. Allora, io sto incontrando Paitoni in una veste, diciamo, non consueta, perché quando vado a trovarlo in questo momento io ci vado quasi esclusivamente per dargli un supporto umano. Ovviamente questo ha anche un'utilità di natura professionale, difensiva, perché nel momento in cui Paitoni uscirà da questa condizione di prostrazione totale,
fisica e mentale nella quale si trova, riuscirà a comunicare con me e a dettagliarmi gli aspetti storici, fattuali della vicenda. Ma finora questo scambio di informazioni non è stato possibile. Ampliando il ragionamento alle tante conseguenze che si stanno innescando di questa vicenda così atroce, insomma, noi siamo davanti a un fatto che, oltre ad aver terremotato l'opinione pubblica e turbato noi tutti dal punto di vista umano e emotivo, sta facendo male al Tribunale di Varese, lo sta mettendo al centro dell'attenzione mediatica e addirittura ministeriale, visto l'annuncio del ministro Cartabia dell'invio di alcuni ispettori. Al centro dell'attenzione c'è il fatto che, secondo alcuni, questo padre non doveva essere lasciato da solo col bambino a Capodanno. Si sente di dire che cosa ne pensa lei? Allora, il Tribunale di Varese non ha certo bisogno di un difensore, tantomeno del fatto che questo difensore sia io. Io dico che si sta facendo male al Tribunale di Varese perché si vuole far male al Tribunale di Varese. Il provvedimento che è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari, che autorizza il signor Paitoni a trattenersi col figlio e con la moglie, è un provvedimento assolutamente ineccepibile, corretto. Il giudice ha applicato gli arresti domiciliari per una vicenda totalmente a sé stante, che non attiene minimamente a questioni di litigi endofamiliari. È vero che si dà atto che pendono delle denunce per minacce e lesioni, ma se si considera anche quello che è stato poi espresso nel comunicato del Procuratore della Repubblica, che queste denunce non sono state denunce isolate, che non ci sono stati quindi seguiti, che addirittura i due coniugi nemmeno hanno introdotto una procedura di divorzio, di separazione, è evidente che questo depone e conferma quello che dice il giudice di indagini preliminari, e cioè che dall'esistenza di queste denunce non si può trarre alcun elemento di pericolosità. Ma voglio aggiungere che il fatto che il giudice abbia autorizzato il signor Paitoni a trattenersi col figlio non significa che il figlio sia stato portato obbligatoriamente dal Paitoni. Il figlio è stato portato dalla madre al marito. E quindi, se la madre, che è la persona più prossima al Paitoni, si fida del proprio marito tanto da affidargli il figlio, come poteva non fidarsi un giudice? Una domanda più all'uomo Stefano Bruno, perché tanti che non masticano materie giudiziarie, che conoscono fatti come questo, che purtroppo non è così tanto isolato, perché di violenze purtroppo ne raccontiamo e ne leggiamo tutti i giorni, hanno come prima reazione quella di dire: come si fa a difendere una persona che fa una roba del genere? Ecco, siccome lei è, appunto, come ci ha ribadito, uomo e padre, io la conosco tanto personalmente, è una persona specchiata e di alto valore morale, che cosa le lascia una vicenda del genere? Cioè, che cosa porta un professionista come lei a misurarsi con un fatto che tanti altri avvocati probabilmente terrebbero a distanza da sé, perché non conviene da nessun punto di vista e fa male? Guardi, la domanda ha più risposte. La più romantica è che, difendendo anche il più mostruoso degli assassini, l'avvocato difende un diritto di tutti, ed è un diritto al quale non si può rinunciare. Dal punto di vista umano, ovviamente è un'esperienza che mi addolora, mi porta a una lacerazione interna, ma io devo sempre tenere presente qual è il ruolo dell'avvocato. L'avvocato non è il ruolo dell'imbroglione o di quello che la fa far franca al delinquente. L'avvocato è quello che assicura al cittadino, chiunque sia e qualunque sia il reato che ha commesso, che il processo sia fatto nel rispetto delle regole. Questo è il compito dell'avvocato. L'avvocato non giudica, l'avvocato controlla, dà un occhio tecnico che il cittadino non possiede, affinché l'autorità giudiziaria, nel processarlo, rispetti le regole, che sono regole non dettate né dai giudici, né dai pubblici ministeri, né dagli avvocati, ma dal potere legislativo. Quindi
L'avvocato ha solo questo compito di sorvegliante e quindi non è né il complice né il favoreggiatore né il sodale di nessuno. Io intanto la ringrazio perché non era facile prestarsi alle nostre telecamere in un momento così, un momento che tra l'altro, lo ribadisco, dal punto di vista giudiziario deve ancora iniziare e che per il momento è molto molto sospinto sull'onda emotiva della morte di un bimbo innocente che abbiamo contribuito a salutare per quanto possibile insieme alla folla intervenuta ai suoi funerali, sull'onda emotiva di una donna distrutta alla quale va il nostro affetto e la nostra vicinanza e forse con l'esigenza anche di comprendere che la realtà è complessa, non è mai tanto tanto semplice, quindi noi cerchiamo anche di raccontarne la complessità, non solo le componenti più cronachistiche, umane ed emotive. Per questo anche ringraziamo l'avvocato Bruno per il suo tempo. Arrivederci, in bocca al lupo e buon anno. Questo è un augurio che stendiamo a tutti perché ne abbiamo tutti un gran bisogno. Arrivederci.